Ciao Antonio, allora le librerie sono state tra le prime attività a riaprire dopo la quarantena. Com'è stata questa riapertura? Che effetto vi ha fatto? Buonasera e benvenuti nel Mondadori Store di Grotta Minarda. Allora, noi abbiamo riaperto il 27 di aprile. È stata molto dura nei 2 mesi di assenza perché abituati comunque ai ritmi frenetici della libreria, star fermi, ascoltare comunque impotenti le richieste che continuano ad arrivare dai clienti che chiedevano anche informazioni su nuove aperture, quindi è stata un po' dura. Devo dire che la ripresa è stata molto positiva. Se vogliamo parlare di numeri, noi abbiamo registrato un incremento del 20% del fatturato rispetto a maggio e giugno dell'anno scorso. La nostra è una clientela che abbraccia un po' le due valli dell'Ufita e del Calore. Ariano, che ha attraversato un periodo brutto dopo la chiusura, ma vorrei ringraziare soprattutto la città di Grotta Minarda, che non solo nel periodo post quarantena, ma anche diciamo da 3 anni a questa parte mi ha adottato. Ha invaso sin da subito la libreria. Abbiamo registrato questo incremento perché comunque il libro credo sia un prodotto che si sposi bene con questo periodo storico, si sta di più a casa e di conseguenza si vuol leggere di più. Ricordo ancora, diciamo, nei giorni immediatamente successivi alla riapertura che comunque molti ragazzi si organizzavano per rimanere a casa. Abbiamo venduto tanti giochi di società. Com'è stato il rapporto con la clientela nella ripresa? Sì, dopo la riapertura è venuto un po' a mancare forse il lato più bello del mio lavoro, cioè il contatto con la gente, conoscere la gente attraverso i propri gusti letterari e sfogliare i libri insieme a loro, il confronto. Però a quanto pare non ne avremo ancora per molto perché i dati sono abbastanza positivi. Soprattutto ci tengo a precisare che pian piano che andremo avanti sicuramente torneremo a organizzare iniziative, sia dal punto di vista degli incontri con gli autori, sia dal punto di vista dell'incontro con le classi scolastiche. A livello nazionale c'è un contest importantissimo che si chiama Io Leggo Perché, è l'iniziativa più importante di raccolta libri per le librerie scolastiche. Già in passato abbiamo ricevuto tante classi che hanno reinterpretato a modo loro i classici attraverso delle recite. E soprattutto abbiamo registrato una importantissima donazione di libri alle biblioteche, soprattutto di Grotta Minarda, quindi ci sentiamo orgogliosi di far parte di questa rete. Tornando prima invece agli incontri con gli scrittori, in passato abbiamo cercato di valorizzare talenti giovani e meno giovani del territorio. Pian piano cercheremo un po' di alzare l'asticella, di portare qualche nome ancora più importante, anche se non sarà facile inserirsi nei cosiddetti firmacopie che gli artisti organizzano in giro per l'Italia. Quindi dovremo inserire Grotta Minarda all'interno di questi tour. E voi siete stati una novità qui a Grotta, cioè una libreria dopo tanto tempo, insomma, che si aspettava, ecco, gli appassionati un pochettino la reclamavano sul territorio. Che effetto vi ha fatto? 3 anni fa, diciamo, prima di investire, abbiamo pensato appunto a questo. La mancanza di un bookstore di rilievo sul territorio di Grotta Minarda, che potesse raccogliere un po' anche, diciamo, l'indotto delle zone limitrofe di cui facevo riferimento prima. E devo dire che il bilancio di questi primi 3 anni è positivo, quindi diciamo questa iniziativa da parte nostra è stata premiata. La maggior parte della gente che ci viene a trovare esclama finalmente ci voleva. Allora, il mercato del libro è comunque un settore piuttosto in crisi, quindi è anche una scelta coraggiosa quella di aprire una libreria e di aprirla in provincia, ecco. Per fronteggiare un po' questo momento storico dell'editoria, abbiamo comunque, tra virgolette, voluto andare sul sicuro e affidarci ad un marchio che, come ben sapete, è consolidato da secoli, come quello di Mondadori. E soprattutto, inizialmente c'era, naturalmente, c'era il timore di
dell'e-commerce, Amazon su tutti, non neghiamolo. Fortunatamente qualche mese fa è stata approvata una legge grazie alla quale le piattaforme come Amazon non possono fare sconti superiori al 5%. Quindi adesso c'è un motivo in più per tornare in libreria, c'è un motivo in più per intrattenere relazioni umane che non si possono intrattenere sul web, e speriamo appunto di cavalcare quest'onda, perché ripeto, i segnali di questi primi 3 anni sono abbastanza positivi. Va bene. Grazie mille. Prego.